Mister Carlucci, il Cubello continua a vivere un sogno. A questo punto, perché svegliarsi? Non inganni, perché anche oggi abbiamo sofferto. Sul 2-0 pensavamo che la partita fosse finita e loro sono rientrati in partita col 2-1. Però i ragazzi sono stati bravi a crederci e poi è arrivato il terzo e il quarto. Per me, che sono l'allenatore, è una cosa bellissima vedere questi ragazzi che giocano quasi a memoria, e quindi io lo voglio dedicare a loro e fare un applauso a loro. Ci tenevo oggi a dedicare questa vittoria a un ragazzo, Samuele Maccioni, che è stato con noi l'anno scorso e ha avuto un brutto incidente quest'estate, perché lui è stato il primo ragazzo che dopo l'Aquila ci ha mandato un SMS per i complimenti. Quindi lo volevo dedicare a questo ragazzo sfortunato che sta facendo la terapia per rientrare. Mister Giordani, oggi una lunga trasferta che purtroppo non ha dato i suoi frutti, si torna a capistrello a mani vuote. Sì, è così, il risultato parla chiaro, rispecchia il momento che vivono le due squadre. A loro stanno in un momento di euforia, gli riesce tutto. Oggi, in pratica, gli riesce tutto, tutto ciò che è successo gli riusciva. Mentre noi siamo un po' sfortunati, abbiamo regalato, letteralmente regalato i primi 3 gol. Poi purtroppo la partita si è messa così, abbiamo cercato nel secondo tempo di raddrizzarla, poi il gol del 3-1 ci ha proprio tagliato le gambe.